Hai definito il Vangelo di Marco un Vangelo di potenza e di azione, perché? Banalmente, perché è poco più di 600 versetti, e cioè quasi la metà degli altri due Vangeli sinottici e poi ancora di più del Vangelo di Giovanni, e quello che manca rispetto agli altri Vangeli è la parola, perché c'è più azione, ci sono più miracoli e più esorcismi in un testo così più breve degli altri. Quindi di fatto il risultato è quello di una storia d'azione, insomma. Hai lavorato tenendo presente le fonti e anche il dibattito filologico, però l'hai fatto con la libertà del narratore. Sì, certo, mi sono permesso delle cose che ovviamente un esegeta e un biblista non potrebbe neanche concepire, però io me lo sono permesso, perché sono cose sulle quali la verità vera non si potrà mai sapere, e le interpretazioni, anche fossero solo suggestioni, aprono scenari di riflessione che possono essere interessanti, ma soprattutto perché c'è è materia per me di entusiasmo vero, cioè attraverso le parole di un Vangelo che è selettivo rispetto agli altri per costruire la figura di un Cristo ellenizzato, diciamo, un eroe ellenistico, fino al punto in cui, inevitabilmente, però al punto giusto, sotto la croce, si chiede anche al romano una torsione spirituale alla quale non è abituato, che lo sconvolgerà. Proprio la croce, che è un paradosso per il mondo classico, fra l'altro, no? Beh, è proprio il luogo dei reietti, è il luogo dove nessun cives romano veniva appeso, soltanto i liberti, gli schiavi, i popoli assoggettati finivano lì. Insieme alla damnatio ab bestias era la morte più... Anche Cicerone, tutti ne hanno orrore di questa croce. E finire lì sotto... E avere la forza, il coraggio di dire adesso devi convertirti, è una sfida che evidentemente è stata vinta per la lungimiranza, io arrivo a dire letteraria, narrativa di questo Marco o di chiunque sia che ha scritto il Vangelo così. Non dimentichiamoci che per 3 secoli e mezzo, 4, prima, diciamo, del trionfo, la fine del Vangelo di Marco non ha nulla a che vedere con la fine degli altri Vangeli, non c'è nulla di trionfale, non si vede nemmeno il Cristo risorto. L'ultima parola del Vangelo di Marco è paura, no? È come un film, veramente come un film di zombie, che finisce ma non è finito l'incubo, e lì non è finito, è semplicemente si è trasferito da me a te. Adesso che te sei convertito, tu devi avere paura di quello che ti ho detto, perché ha completamente stravolto la tua vita. Hai parlato di zombie, mi viene spontanea la domanda, ci sono molte citazioni anche pop, no? Che magari faranno rabbrividire qualche pio devoto, però in realtà danno un grande anche movimento simbolico alla tua narrazione. Ma io non credo che facciano, perché prima di tutto non c'è nessun intento spregiativo, il mio è un tentativo di mostrare in parallelo quanto, anche facilmente e banalmente, si possano trovare cose che ci hanno entusiasmato nel calco del Vangelo di Marco, il che significa a volte che, per esempio cito Matrix è stato molto calcato sul Vangelo di Marco, secondo me, quando hanno scritto la sceneggiatura, sì, Alice nel Paese delle Meraviglie, però il Vangelo è, diciamo, la fonte prima, il Dio unico e il figlio suo, questo eroe che Marco c'entra con questo fascio di luce, non abbandona mai, lo staglia nell'immaginazione come veramente un grande eroe ellenistico, un marinaio, perché nel Vangelo di Marco più che altrove Cristo naviga, dorme in barca, fugge, è sempre il lago di Tiberiade, ma loro lo chiamano mare, quindi un eroe che somiglia agli eroi che hanno appassionato l'immaginario romano e che, arrivo a dire, appassiona anche l'immaginario nostro 2000 anni dopo, che siamo un po' come i romani, no? Un po' materialisti, alla ricerca di un senso spirituale da dare, quindi pronti a qualunque torsione, anche esotica, pur di abbandonare questo stato che però poi difendiamo se qualcuno vuole cambiare le nostre abitudini, cioè siamo molto simili ai romani di allora. E cosa resta della figura di Gesù per Sandro Veronesi dopo questa immersione? Ma resta un'ammirazione, un amore profondo, per adesso ancora letterario, diciamo, che però nel disegno di Marco è il prodromo
necessario per la conversione, per cui se qualcuno adesso mi volesse convertire, il terreno è preparato, perché io ho dentro di me un amore molto più concreto per questa figura e soprattutto per questa figura in croce, che quando facevo il catechismo non erano riusciti a trasmettermi, ecco.